amici, è veramente commovente vedervi qui. Io sono molto commosso. Insieme a Mario, a Gianfranco, che abbiamo iniziato questa follia, abbiamo visto e stiamo vedendo quanti di voi, ma tutti voi con un sorriso. Con un sorriso che abbiamo un cuore che è pronto, un cuore caldo, un cuore che è diverso rispetto a tante altre persone. A persone che io non so che interessi hanno, ma noi qui abbiamo un unico interesse, la famiglia, abbiamo un unico interesse, i nostri figli, abbiamo un unico interesse, la vita, abbiamo un unico interesse, ripartire l'economia. Da dove riparte? Dalla famiglia, amici. Questo è il netto, questo messaggio, è chiaro, sono parole che noi dobbiamo portare già al girone di Capodanno in città. È una cosa molto bella, io sono veramente emozionato perché ci siete voi. Non siamo noi tre, non siamo, ma siamo quel popolo veramente in cammino, quel popolo che si sta muovendo in ogni territorio, quel popolo che sta amando, ci sta amando e ci siamo l'un con l'altro. C'è un'energia diversa, c'è un cuore diverso. Ci siete voi e quelli che sosterrete questo popolo che è unico e meraviglioso. Io prima di iniziare voglio veramente che qui ho un messaggio che leggevo stanotte, no? Che a me ha colpito molto, lo voglio condividere con voi e mi auguro che ci sentiamo tutti seguaci di Don Sturzo. Nella politica, come in tutte le sfere della... Nella politica, come in tutte le sfere dell'attività umana, occorre il tempo, la pazienza, l'attesa del sole e della pioggia, il lungo preparare, il persistente lavoro, per poi infine arrivare a raccogliere i frutti. Diceva una cosa molto bella, che questo io credo che sia del popolo e famiglia, una frase: un programma politico non si inventa, si vive. Questo è il popolo e famiglia. Un programma politico, un manifesto politico, capiamo o moriamo, non è scritto, inventato. Non ci stanno vendendo frotte, amici miei, ma è vero, lo stiamo vivendo, perché noi le famiglie sappiamo come vivono e quanti sacrifici fanno per arrivare a fine mese. La politica, amici cari, non è un male. Esiste la buona politica. La buona politica siamo noi. Siamo noi perché siamo qui veramente, come dicevo prima, diversi. La politica è fatta per l'altro. Questo io mi auguro che piano piano iniziamo a prenderlo, questa missione, per sperare al bene comune. Questo noi sono tra i primi punti, i 26 punti che ricordo sempre, no? La politica per vedere fare e nell'agire silenzio i propri cittadini con spirito di servizio e di carità. Servizio e carità, amici cari. Servizio e carità. Siamo qui diversi, non siamo qui per una poltrona, ma siamo qui per il vero cambiamento dell'Italia. Questo ci deve rendere il cuore in gioia, mentre gli altri partiti oggi, quelli tradizionali, quello che io vanto e dico, la vecchia politica si sta scannando per forse per un posto e per una poltrona. Noi no, qui non è un luogo di questo, è un luogo dove c'è tanto amore tra di noi e questo vanta un popolo, questo vanta il popolo e la famiglia. C'è anche una diretta Facebook, noi salutiamo tutti gli amici che non sono potuti venire qui oggi, tutti gli amici dell'Italia, da nord a sud, isole comprese, Sicilia, Sardegna, salutiamo tutti, salutiamo le persone vere. Però ricordiamoci una cosa, non aspettiamo che siano gli altri a fare politica al posto nostro. Ricordiamoci questa frase che è molto particolare perché spesso ci sfugge. Non vogliamo essere vittime della politica, non vogliamo essere vittime di questa politica, una politica che ha distrutto, una politica che ha disfatto tutto, che sta soddisfacendo tutto e non gli interessa della famiglia, non interessa della vita, anzi, come sapete, gli ultimi regali hanno approvato le diavolerie contro la vita. E questo è quello che noi dovremmo portare ai territori. Questo è veramente il cambiamento che noi chiediamo oggi a voi, a noi, e a prendere in mano questa realtà che è il popolo della famiglia, che è veramente, veramente l'alternativa per l'Italia, il popolo della famiglia. Forza noi, forza popolo della famiglia, insieme prendiamoci la nostra Italia. Viva il popolo della famiglia! Siamo e saremo veramente l'alternativa. Grandi.